Facciamolo partire forte questo applauso! È una vittoria straordinaria! È una vittoria straordinaria per il piemontese della Nuovi Orizzonti, Manuel Oioli! La felicità, il pugno sul manubrio, ma spuntano gli inseguitori! Volata per la seconda piazza! Volata per la seconda posizione! Volata per la seconda posizione! Seconda posizione per Nicolò Costa Pellicciari, l'Emiliano della Davoli, Bagnolese Gattatico, attendiamo la terza posizione. La 22esima vittoria stagionale per il piemontese in maglia, Nuovi Orizzonti, ladies and gentlemen, Manuel Oioli! Cristina Leonetti, il direttore sportivo del vincitore. Manuel Oioli, 22 vittorie stagionali, ma forse mancava la ciliegina, mancava la vittoria nell'appuntamento importante, forse nell'italiano non ti avevamo visto, stavolta invece è come che ti abbiamo visto, hai staccato tutti sul Roncenio e te ne sei andato. Sì, di sicuro questa è la vittoria più soddisfacente e bella dell'anno, perché l'appuntamento importante italiano non è andato come volevo e ci tenevo a riscattarmi qua e sono riuscito. Sono partito agli ultimi 200 metri dello strappo. Ho fatto il buco subito e poi ero tutto fino all'arrivo, sono riuscito a vincere. Raccontami come hai gestito questi chilometri, perché da Radio Corsa appare che proprio hai fatto la differenza in discesa e in pianura, quasi ancora più che in salita. Sì, perché in cima alla salita non avevo un grande vantaggio, massimo 10 secondi. Poi in discesa mi sono messo, ho fatto più velocità possibile e in pianura ho fatto un cronometro e sono riuscito a guadagnare ancora di più. A chi dedichi questa vittoria? La dedico alla mia famiglia e al mio direttore sportivo.